Ciao a te a tutti ciurma e benvenuti Reggio Carini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché le serie possano proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa purtroppo ragazzi siamo arrivati in un'area veramente molto poco piacevole che io avevo rimosso nell'originale. Sarebbe a dire l'aria dei maledettissimi regeneradores, che direi che sono veramente, penso, forse la cosa più terrificante che io abbia visto fino ad ora. Infatti non so per quale ragione ragazzi, ma mi fanno veramente tanta paura. Sarà pure il fatto che sono quasi immortali, bisogna beccarli nei punti deboli, non è facile, possono essere veramente molto aggressivi, molto pericolosi, fare tanto danno. E quindi forse la cosa che mi spaventa di più ragazzi è ritrovarmi nella merda fino al collo, anzi scusate, oltre proprio i capelli, cioè sono letteralmente sommersa dalla cacca. Va bene? Perché ovviamente per quanto riguarda ragazzi munizioni eccetera non sono messa benissimo. E adesso per poter procedere devo riuscire a trovare una chiave, non mi ricordo che roba, uno strumento che è stato a quanto pare tipo inglobato da uno di questi maledettissimi mostri. E quindi saranno cazzi per diabetici. Tutto questo sempre per raccogliere la povera piccola Ashley. Allora ragazzi, devo appunto ottenere la scheda magnetica di livello 3. Vedete? L'attrezzo che aveva con sé. Quindi l'attrezzo ci serve. Io non mi ricordo manco a che cazzo mi serviva, però evidentemente ci serve ragazzi in qualche modo per accedere a sto benedetto terminale di sovrascrizione. Comunque, perché dobbiamo ottenere appunto la scheda magnetica di livello 3. Fatto sta che sono un poco preoccupata. Visto che ci siamo ragazzi, ripariamo il giubbotto. Quello che mi avete consigliato possibilmente di potenziare il più possibile le armi, tranne appunto il fucile antisommossa, che forse le può essere sostituito da un'altra arma un po' più efficace, così mi sembra ad aver capito. Quindi io direi ragazzi, ho visto che ci siamo, comunque Stingray può essere utile, quindi io gli aumenterei la potenza assolutamente. La cadenza di tiro, pure situazione salute ragazzi, sono messa maluccio. Io sinceramente non so quale rito devo fare per farmi portare fortuna in questo episodio. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è comunque tornare nel laboratorio, perché il regenerador che ci interessa è proprio là dentro. Fatto sta che dov'era? Forse era proprio nella zona sistemi, è possibile? Io adesso ragazzi ho un vuoto completamente, perché ho voluto rimuovere l'incubo che ho vissuto la volta scorsa. Quindi non so di preciso da che parte andare, ma credo che fosse proprio da questa parte, se non sbaglio. Quindi vediamo di correre come se non ci fosse un domani, perché ce n'è uno qua. Ok, dovrebbe essere questa la zona. Non mi seguire, non mi seguire, non mi seguire, non mi seguire. Iniziamo subito da mo a impanicare, Dio santissimo. Raga, io non so perché sti maledetti mostri mi mettono tutta stanza, non ve lo so dire, ma è veramente terrificante. Accidentaccio. Quindi è proprio qua che dovevamo venire. Il nostro obiettivo ovviamente è la cella di Ashley. Qui c'è il terminale di sovrascrizione, ci serve, ma appunto dobbiamo prima trovare questo maledettissimo arnese che racchiude questo puzzolente, insomma. Io non so quanto le frecce potranno essere utili. Qualcuno di voi comunque mi ha consigliato, magari per risparmiare munizioni quando possibile, ovviamente, di utilizzare il lanciafrecce, e mi sembra un consiglio più che sensato. Altri consigli utili che mi avete dato ragazzi: di non utilizzare esplosivi, perché ciò significherebbe averceli addosso tutti quanti insieme. Quindi bisogna praticamente tipo fondamentalmente andare a culo e immaginare quale di questi maledetti bastardi abbia l'attrezzo che ci serve. Io non so che dire ragazzi, di sfiga ne ho solitamente, e quindi andrò a sensazione. Proviamo con questo. Maledetto merdone. Allora, mi avete detto pure che il parry è tipo fondamentale contro questi maledetti. Quindi devo cercare di non rompere le altre teche nel frattempo, ragazzi. Che cazzo. No, raga, ma non riuscirò mai a prenderlo alle spalle. Dai, su. No, 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 vedete, non è da davanti comunque che lo devo colpire. Cioè, come cazzo faccio? Dai. Già ho sprecato un paio di colpi. Oddio. Non so se... se c'è un modo per stordirli in qualche modo. Oddio, raga. Cioè, duratemi buona fortuna, perché non so se riuscirò in questa incredibile impresa quest'oggi. Non mi tocca
No, raga, ma come faccio? Dai! Raga, io sto soltanto continuando a sprecare colpi, non vorrei dire, ma non ce la posso fare. Ah! Ah! No, m'ha preso! Era quello che non volevo che succedesse. Ah! Ma non è alle spalle che lo devo prendere, scusa. Oddio, è caduto? Che cazzo sta facendo? No, il fatto che strisci, no! Si è rialzato. Oddio, raga. No, ma è la situazione. Mo corre pure. Mo imparato a correre. Nasce, cresce, corre. No, ho rotto l'altra teca. Non me lo dite. Ha rotto pure l'altra. Non me lo dite. Raga, non ce la posso fare. Aiuto! Ah! Era proprio quello che non doveva succedere! Raga, non è possibile. Raga, cioè, ma i punti deboli un cazzo! Raga, scusate, ma i punti deboli presi da dove? Perché pure se provo a spararli da dietro non serve a niente! Raga, io penso che questa situazione sia tipo incommentabile, lasciatemelo dire, perché è successo proprio quello che non doveva succedere, che appunto mi era stato assolutamente sconsigliato, cioè di doverli affrontare tutti quanti insieme. Il punto è: come li ammazzo questi maledetti merdoni? Come? No. Non è normale. Avete visto che ci ho provato col mirino termico, ci ho provato da davanti, ci ho provato da dietro. Adesso io vorrei sapere cosa cazzo devo fare. Punti deboli un cazzo, ragazzi, perché cioè, dai. Mi devo far esplodere le tette. E ok, ma quanti colpi devo usare per farmi esplodere le tette? No, raga, dai. Vaffanculo, va, ok, niente, vabbè, dovrà andare così. Cioè, alla prima, ovviamente, sarebbe stato tipo, ragazzi, pressoché impossibile per me riuscire in questa incredibile impresa. Per cui ci viene data una seconda possibilità per poterli ammazzare di nuovo uno ad uno. Allora, io non vorrei essere troppo precipitosa. Mannaggia alla miseria. Però, punti deboli, raga, cioè, è una parola colpirgli i punti deboli. Non è così facile, eh? Ok, via adesso parri, merda. Raga, non è così semplice. Non è così fa... Eccolo là, e te pareva. Oddio. Allora, l'altro ovviamente non è ancora morto perché... di punti deboli non gliene potevano mettere solo uno. Ok, un altro gli è saltato e va benissimo. Raga, mi sa che oggi passeremo l'intero episodio a fare solo questo. Io vi avviso, preparatevi psicologicamente, perché per carità di Dio, pianta verde, meravigliosa, fantastica, grazie, utile, utilissima. Userò la misceletta. Io vi ripeto, state pronti, perché mi sa che oggi andrà così. Cioè, poi regà, voglio dire, ah, uno è morto? Non ci credo, ne ho ammazzato uno. Incredibile, ma vero, chi l'avrebbe mai detto? Cioè, regà, allora, tra l'altro, dico, i punti deboli non è che si scoprono subito. Cioè, ma vi pare normale? Ecco, non si scoprono subito. Cioè, quindi serve pure più di un colpo per poterli colpire nei punti deboli. Oddio, intanto questo striscia come un verme. E sono nella merda, ragazzi. Ah, vaffanculo, maledizione. A testi nudoni. Ah! Quanto odio quando... ah! Quando fanno questa cosa. Quanto li odio. Raga, sono nella merda. Vabbè, ma questo era già chiaro. Non me posso manco fabbricare un cazzo. Cioè, io come dovrei fare adesso? Come devo fare? Qualcuno mi spieghi come devo fare. Non c'è modo, non c'è modo, non c'è modo. È inutile.
Cioè, anche perché mi sa che queste granate non servono un cazzo, ragazzi. Perché se bisogna colpirli per forza nei punti deboli, mi sa che a prescindere non servono a niente. Ciao, non c'ho più colpi, raga. Non posso fare niente. C'ho solo le freccine. C'ho solo le freccine. Io rido tantissimo. Rido tipo tantissimo. Munizioni carabina. Si sono degnati di darmi qualcosina. Ok, è un altro punto andato. Spero. Ok, è un altro punto andato. Ci siamo? Un altro esploso, ragazzi. Allora, vediamo se siamo un attimo fortunati. Se c'era quello che ci serve. Alessandrite, ma vaffanculo, va. Raga, due non ammazzati e due non avevano quello che mi serviva. Accidenti! Raga, io non so tanto come regolarmi, se vi devo dire sinceramente, non so cosa fare. Eccala, bello di casa, bello sei, bello, bello. Non so che fare, facciamo una roba ragazzi. Io non so se mo questo Cristo mi seguirà fino a qua, spero ovviamente di no. Non ci resta che andare dritt pur dritt. Raga, la situazione è veramente critica. Allora, che me posso comprare? Risorse. Allora, non me posso comunque fabbricare munizioni carabina perché non c'ho polvere da sparo. Regà, in una situazione così di merda mi sa che non mi ci sono mai ritrovata, Mi sa proprio di no. Sono nella merda. Non so manco se salvare sinceramente la partita, vista la situazione di cacca in cui mi trovo. Non posso fare assolutamente nulla. Cioè, è un guaio terribile questo. Quindi facciamoci il segno della croce e ritorniamo di qua, dove ci sta il bellone qua che sta vagando come una merda. Sì, vabbè, raga, ma cioè così no, cioè veramente non ce la farò mai. Ho usato male le munizioni e tutto quanto, ovviamente. Niente, mi hanno dato munizioni per mitragliatrice che ovviamente non ho. Quindi ancora più bello, davvero ancora più bello. E tra l'altro, se non è questo il fenomeno che ha lo strumento, niente, devo rifarlo. Io non so davvero che dire. Ok, è esploso. Sono riuscito ad ammazzarlo, ma frecce e rubino. Cioè, regà, ma Cristo santo! Ma vi rendete conto che 3 di 4 ne ha ammazzati e nessuno dei 3 aveva quello che mi serviva? Ma come dovrei fare io adesso? Cioè, regà, questa è una infamata, a dir poco assurda. A dir poco assurda, perché per miracolo sono riuscita ad ucciderne 3 e nessuno di loro aveva quello che mi serviva. Ditemi voi se è normale e accettabile una cosa del genere, perché per me non lo è, non vorrei dire. Per forza ci devo rimettere la pelle. Va bene. Regà, ma in che situazione di merda sono? No, regà, io mi rifiuto. Cioè, io mi rifiuto di accettare una situazione del genere. Mi rifiuto. Cioè, categoricamente, perché non è possibile, Cristo santo, che di 4 giusto non ho ammazzato quello che c'ha, lo strumento che mi serve. Cioè, non è accettabile, Cristo santo, dai. Non ho più munizioni, tra l'altro, non vorrei dire, notiamo questo piccolo dettaglio. Non ho più nulla, più nulla, e non posso fabbricarmi nulla. Io sono basita, ragazzi. Sono senza parole, ragazzi. Mi sa, cioè, che mi conviene farmi ammazzare, cioè, e rifare il tutto. Fatto sta che se poi ci ritroviamo nella stessa identica situazione, cioè che ne ammazzo 3 e l'ultimo è quello che c'ha, quello che mi serve, cioè, bestemmio abbastanza, direi, Che cosa penosa questa, ragazzi. In che cazzo di situazione mi ha riportato? No, raga, non ci credo. Non ci credo. Mi ha fatto salvare il checkpoint qua. Io non ci posso credere. Veramente non ci posso credere, ragazzi. Qual è mo quello nuovo? Quello che ne avrà, quello che ne avrà 3, ovviamente. Sì, vabbè. Ma vaffanculo, va. Raga, io devo ricaricare. Cioè, devo ricaricare il salvataggio da prima che facessi tutto questo. Sono più di 20 minuti che sto qua e non so cosa dire né cosa pensare, sono basita. Benvenuta, straniero. Poi tra l'altro non so se comunque la generazione
del tizio che ha lo... Ah, del tizio che ha lo strumento che ci serve. È randomico o meno? Minchia, giusto qua fuori doveva stare. Dio santo, vai via. Che palle, che palle, che palle. Che palle, raga. Che palle tutto. Allora, ragazzi, proviamo a fare una cosa. Visto che di questi quattro, quello che sembrava avere lo strumento era questo, proviamo ad iniziare con questo, che prima non sono riuscita ad ammazzare perché comunque sono impanicata e tutto il resto. Ok, one, two e three. Ok, dimmi che ce l'hai te. Ti prego, ti prego. Cioè, io avrei potuto fare questa cosa dall'inizio, perché l'istinto inizialmente mi aveva detto di iniziare con questo. Ragazzi, e non ce l'ho fatta. Avrei potuto evitare questo macello dall'inizio. Davvero fantastico, come perdere 3 ore inutilmente. Quindi, adesso, ricapitolando, recuperando un minimo di lucidità, per quanto possibile, usiamo questa maledettissima chiave inglese. Ok, adesso posso inserire questa maledettissima chiave di sicurezza e far sì che si sovrascriva, ovviamente. Non ci posso credere. Ho un regalo. Non ci posso credere. Cioè, questi mi vogliono portare a far uscire dalle teche anche gli altri bastardi. Non mi porterete a questo, ve lo assicuro, Cristo santo. No, 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 non mi porterete a questo, pezzi di merda. Ve lo assicuro. Potete continuare a stare lì. Io continuerò a stare qui. Non mi interessa, io non farò saltare in aria quei maledetti. Aspetta, ce l'ha fatta la keycard? Ha finito? No, raga, allora questo è un guaio gravissimo adesso. Ok, scheda magnetica di terzo livello ottenuta. Io dove minchia devo andare? Serratura di scheda di livello 3. Io devo uscire da qua, ragazzi, e andare a destra. Io no, 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 situazione di merda. Situazione di merda terribile. Io me ne vado. Non ho intenzione di restare qua a farmi ammazzare, Cristo santo. No, no. No, 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 io me ne vado. Io me ne sono andata, ragazzi, voi non mi avete mai visto. Cioè, basta, ciao. Ho perso fin troppo tempo presso a ste merde qua, veramente. Oddio, raga, che guaio. Oddio, che guaio, veramente. È una cosa terrificante questa zona, lasciatemelo dire. Ok, qua siamo ritornati praticamente alla zona iniziale, dove c'è il cancello con la serratura di livello 3 che porta alla cella di Ashley. Fatto sta che io vorrei andare a salvare, sinceramente, visto che qua vicino ci dovrebbe essere la macchina da scrivere, ma che attualmente mi sa proprio che è irraggiungibile. Temo. Temo proprio di sì. Meraviglioso. Va bene, niente, ragazzi, non ci tocca, non ci resta che andare qua, liberare Ashley e riunirci a lei finalmente. Che gioia, dopo 30 anni, dopo 30.000 secoli. In che condizioni è la ragazza? Messa maluccio, direi. Proprio maluccio. Oddio. Greve, raga. Ah, la cura la usa su di lei. Ah, vabbè, perché sì, su di lui comunque era stata usata, se non sbaglio. Ok. Andrà tutto bene. Ah, ecco qua. Che situazione di cacca. Ma dobbiamo aspettare che la bella addormentata si risvegli, quindi. E qua finisce il capitolo. Ovviamente ci devo mettere una vita. Salverò la partita e andiamo a continuare, ragazzi. Non perdiamo troppo tempo. Vediamo un po' dove ci porta tutto questo.
Ben svegliata. Scusa il ritardo. No. Grazie. Hai portato la medicina in tempo. Ce la fai? Dov'è Luis? Si è preoccupato per te. Fino alla fine. Andiamo. Non c'è molto tempo. Facciamola finita. Per Luis. Arrivata. E vai. Ada, mi ricevi? C'è un laboratorio dove rimuovere il parassita. Ho il sospetto che tu sappia dove si trovi. Le strutture più importanti si trovano nel santuario in cima alla montagna. Io cercherei lì. Ada, l'enciclopedia. Sempre spiritosissimo, Leon. Sei in debito? Ah, pure. Guarda, che già mi trovo in una situazione abbastanza di merda. Leggi documento, polvere da sparo. I risultati degli esami fisici di mostrano che il suo organismo è infestato da una plaga. Probabilmente l'infezione si è verificata durante uno dei suoi esperimenti. Con la supervisione del capo ricercatore Luis Serra è stato effettuato un tentativo di eliminare il parassita usando una forma sperimentale di radioterapia. 16 minuti dopo l'inizio della procedura, ha mostrato segnali di grave shock e siamo stati costretti a smettere. Subito dopo ne è stato dichiarato il decesso. Il dispositivo effettua una radioterapia a fasci esterni per bruciare il parassita all'interno del corpo in maniera simile all'acceleratore lineare era usato per il trattamento dei tumori. Il dolore che causa è tremendo e il suo utilizzo può risultare fatale. L'autopsia ha confermato che il parassita è stato eliminato con successo. Tuttavia, alla luce di questi risultati, abbiamo stabilito che il dispositivo richiede ulteriore sviluppo e non può ancora andare oltre lo stato di sperimentazione. Ne ha legato come riferimento il manuale del dispositivo di radiazione. Quindi, capitolo 14 incomincia adesso, ragazzi. Vediamo. Minerali di cristallo. Sali verso la cima. Molto chiara come cosa. Siamo stati imprigionati senza preavviso. Uno dopo l'altro veniamo condotti in una stanza a fianco. Non so cosa succede lì. Hanno appena preso Annabelle. Probabilmente io sarò il prossimo. Devo pensare a qualcosa, a riordinare le idee. Tutti coloro che sono infatti dalla plaga sono alla mercé di Lord Sadler. Se lui lo ordinasse, andrebbero incontro alla morte col sorriso sul volto. Ciononostante, gli organismi che ospitano il parassita hanno capacità intellettive così scarse da essere totalmente inutili per qualsiasi tipo di incarico complesso. Tuttavia, siamo riusciti a sviluppare una nuova variante della plaga di qualità superiore. Non ha particolari capacità di mutazione, ma le funzioni cognitive dell'organismo ospitante non vengono ridotte. Pare che abbiano intenzione di somministrare questa nuova variante alla ragazza. Evidentemente è importante che le sue capacità intellettive restino immutate dopo l'infezione. Tutti i test sono stati un successo. I piani per la produzione di massa procedono spediti. Il progetto è un vero trionfo. Ma io sono stato imprigionato. Nella stanza a fianco si stanno preparando per iniettarmi con la variante superiore. Annabelle non è più in lei. Il sorriso è stato spazzato via dal suo volto. Scrivere è l'unica cosa che mi aiuta a non impazzire, ma so che nessuno leggerà mai tutto questo. Beh, almeno su questo si è stato smentito, insomma, perché c'è stato il caro vecchio Leon che ha letto tutto. Persico Drota. Ottimo. Allora, quindi adesso dovremmo passare da qua, ragazzi. Mi pare ovvio. E la situazione rimane comunque una merda. Non vorrei dire. Mi mangerò questa per ripristinare un po' di salute. Direi di non perdere tempo, di andare. Ce la fai? Perché oggi è andata così, ragazzi. Veramente. Tre ore contro una cosa, insomma, lato, che avrei potuto risolvere nel giro di meno di 5 minuti. Bella merda. Su, 3 ore te devo aspettare. Muovi le chiappette. Dai, su. Sono una scassinatrice provetta. Hai tolto una spranga di ferro dal cancello, scassinatrice un par de zebedei. Scusa, mo se proprio te lo vuoi sentir dire. Già mi deve dare i nervi. Questa l'ho appena rincontrata e già me da sui nervi, mannaggia santa. Allora, intanto rompiamo queste, sempre pesetas, munizioni carabina. Mi è stato detto che quello che mi esce dai barili può essere dovuto comunque al tipo di valigetta che ho. E in effetti non è sbagliata come considerazione. Distruggi i medaglioni blu. Qualcuno un momento libero per ridurre in frantume quelle stupide medaglioni blu? So che non basterà tornare ai vecchi tempi, ma non posso continuare a tollerarne la vista. Perché che cazzo t'hanno fatto i medaglioni blu? Me dovresti spiegare. E mo bravo poi a chi si ritrova i medaglioni blu, perché... Allora, qua c'è un poligono di tiro, ragazzi. Io non vorrei dire, ma mi è stato consigliato di utilizzarlo prima di procedere. Ok, qua infatti ci sono due nuove armi. Comunque, io direi di comprare lo spray medico assolutamente. Non ho più tante pesetas, ragazzi, perché l'ultima volta, prima di andare ad affrontare il Regenerador, ho potenziato ulteriormente Stingray e Manium. E quindi ho speso un bel po' di pesetas. La chiave inglese adesso posso venderla, suppongo. Minerale di cristallo, lo vendiamo. Queste pietre direi per ora di tenere. La scheda magnetica non penso
penso che ci servirà. In ogni caso, ragazzi, mi sa che mi tocca. Perché mi devi seguire qui dentro? Vorrei sapere. Allora, oggi facciamo così, ragazzi. Visto che oggi è stato un episodio un po' dettato dalla sfiga, dalla perdita di tempo. Da inizio game è proprio la prima volta, guarda. Eh sì. Spara per abbattere i pirati e ottenere punteggi alti. Armi e munizioni sono illimitate ed è tutto gratis. In base al tuo punteggio otterrai dei gettoni che ti daranno la possibilità di vincere magnifici premi. Scambia gettoni con dei ciondoli distributori a gettoni. Sono pieni di tesori che è impossibile trovare altrove. Fai attenzione, spara un marinaio. Ok. Continua a sparare finché non li avrai rotti. Bla bla bla. Ok ragazzi, non ci resta che giocare. Spara a tutti i bersagli che arrivano. Facile facile, non trovi? Allora, vediamo un pochettino. Allora, proviamo 1A, ragazzi. Niente, oggi ci dedichiamo pure al poligono. Famo così, va. Ecco. Ok, stavo per sparare a un marinaio. Ok, andiamo avanti così, andiamo avanti così. Ricarica, mica, mi dà pure il consiglio su quando ricaricare, eh? La musichetta. Già, via qua, panzone. Ok, avanti così. Non devo ricaricare adesso, magari. Mannaggia, mannaggia, quanti me ne so persa. Ecco, forse fin troppi me ne so persa, mannaggia santa. Voto A, 2 gettoni d'argento. Forse avrei potuto fare meglio. Probabilmente sì. Beh, proviamo l'1B, ragazzi. Vediamo un pochettino. Col cecchino sto nella merda. Ah, niente, il bari... No, raga, sto cecchino non mi piace. No, devo fare headshot. Non mi piace sto cecchino. In panza. Sì, proprio un artista. Ok. Ricarica mo. Veloce, veloce, veloce. Che merda, raga, sto fucile. Doppio colpo. Doppio colpo. Sul serio? Toppe, forza. Qui lì c'è un marinaio, ma là dietro c'è un pirata. Eh sì, più veloce, un altro po' veloce. Si finisce? Ok, bene così. Niente, gettoni d'argento. Mi sa che non mi merito niente di meglio, ragazzi. Allora, altri livelli, attenzione. Proviamoci, proviamoci. Voglio perdere un po' di tempo qua, ragazzi, oggi. Ok, ma fai te che cosa? Oddio. No, ho colpito il marinaio. Che palle. Ok. Via di ricarica. È già il fatto di aver colpito il marinaio, raga. Purtroppo. Sì, ciao, ciaone. Vabbè, queste sfide ovviamente sono un po' più complicate. Ciao, ciao. Niente, ho fatto una devastazione, raga. Ammazzato un po' tutti, un po' chiunque. Sti cazzi, no? Ok, niente, risultato di merda avrò avuto di sicuro. B, gettone d'argento 1. Allora, intanto, visto che io adesso ce li ho questi gettoni di argento, no? Qua ci sono le regole, ben spiegate da un cartellone. Ah, guarda lei come shakeci, seduta qui con la coscetta in bella vista. Allora, e qua possiamo scambiare, sì, ovviamente. Sì, smettila di leccargli il culo. Allora, con 3 gettoni d'argento o d'oro puoi ottenere un ciondolo da distributore a gettoni. Le probabilità di ottenere un ciondolo raro aumentano in base ai gettoni d'oro ovviamente usati. Quindi 1, 2, 3. Anche perché di gettoni d'oro non ne ho ottenuti. Che cavolo. Puoi cambiare i ciondoli tramite il menu personalizza valigetta presso qualsiasi macchina da scrivere. Don Esteban, probabilità bonus di creazione munizioni per fucile 15%. Proviamo a fare un altro giro, ragazzi. 3A. Perché sì. Sì, vabbè, raga, niente. Dai, no, non mi puoi ricaricare mo, mannaggia santa. Ah, ecco, era giusto. Non dovevo colpire i marinai. Eppure io sono un genio. Raga, non vado per niente bene a ste sfide qua.
No. Ok. Ma la smetti di leccargli il culo e continua a dire, eh? Ok. Quello in fondo va velocissimo, figuriamoci. Vabbè, ciao, ciaone, regà. Cioè, va di merda, va. Ok. Ok, ok, ok. Se non avessi colpito tutti quei marinai, gettone d'argento, non riesco ad ottenere un cazzo di gettone d'oro. Proviamo con questo. No, ma sono una testa di minchia, raga. Che cavolo. Continuo a colpire i marinai a caso. Oh, comunque la musichetta che si sente è qualcosa di bellissimo. E niente, ho sbagliato di nuovo qualcosa. Ok, risultato A, però gettoni d'argento sempre. Niente, allora a me gettoni d'oro, regà, non me li devono dare i gettoni d'oro. Proviamo così. Allora, questa, regà, è la sfida tipo più difficile, livello 4, non so che cazzo. Io ce provo. No, niente, devo ricaricare. È così che si fa. Doppio colpo. Grande. Incredibile. Qua conviene prima colpirli, raga, tipo in gruppo. Niente, ecco. Niente, è andata di merda pure questa. Almeno 10.000 mi sa che devo fare per un gettone d'oro, ma non... Sì, vabbè, ciao. Non ce la farò mai. Ma che è? Raga, ma è follia. È follia tutto ciò. Ma che mi state a dire? Ma come fa uno a colpirli tutti? Dai. Cioè, deve essere talmente veloce che gli se ne deve uscire gli occhi dalle orbite per poterli colpire tutti. Dai. È così da lontano, però questo non è che serve a un granché, eh. Non vorrei dire. Mamma mia, raga, è da impazzire. Ed è impazzita sta roba. Livello B, gettone d'oro. Però per guadagnare gettoni d'oro, raga, bisogna sudare. Bisogna sudare e... Bravo, li ho divertito? Sì, moltissimo, guarda. Mi sto pisciando da ridere. Niente, me dovrei... Stemma degli Illuminados, epico. Probabilità di colpo critico con attacco corpo a corpo più 20%. Non so quanto questa cosa sia effettivamente utile. Fatto sta che allora io adesso uscirei dal poligono di tiro. Adesso i ciondoli infatti ce li abbiamo. E... metterei questa a sinistra, questa lo mettiamo al centro. Non so mo quanto questa cosa sia utile. Solo che, ragazzi, io non vorrei allontanarmi troppo da sto poligono, perché appunto vorrei perderci un altro po' di tempo, però fuori video, ovviamente. Quindi non so tanto Benvenuto. Come comportarmi. Intanto salvo la partita, ragazzi. E mi sa che comunque non mi resta che procedere. Avrei voluto fare meglio, vi dirò sinceramente, ma... Mi sa che meglio di così non si poteva. Sì, attraperemo stu hermana, hijo de puta, de merda. Dove sono i bastardi? Allora, vediamo un po'. Qua intorno sembra non esserci nulla. Di qua si può scendere. E cosa c'è? Ci sono gli stronzi, ovviamente, che ci aspettano. No, l'ho mancato, raga. Cioè, dice... Non voglio bagnarmi. Oddio. Non so come ho fatto a mancarlo, sinceramente parlando, ma l'ho mancato. E il video è testimonianza di ciò. Davvero tutto incredibile e meraviglioso. Quindi allora facciamo prima una cosa, ragazzi. Proviamo prima a ripulire un attimino quest'aria che è appena fuori il poligono e Eusti.
Così comunque per oggi almeno mi ripulisco quest'area qua. Almeno non è che non ho combinato una ceppa. Però non mi allontano dal poligono, proprio perché ragazzi vorrei un attimino provare ad ottenere qualcos'altro. Però ovviamente off video. Che disperazione, amico. Che disperazione. Niente plaga, ti prego. Grazie. Ecco, perché la ragazza è impressionabile, non vorrei dire. Allora, polvere da sparo. Prendiamo questi due bei barilotti. Munizioni per pistola. E va bene, ci va benissimo. Di qua che altro abbiamo? Allora, qua ci stanno dei medaglioni, tra l'altro, qua intorno. Ragazzi, uno si dovrebbe un attimino accorgere di dove diavolo sono. Eccone qua uno, per esempio. L'ho visto, è proprio qua dietro. Infatti, 2 di 5. E un altro dovrebbe essere di qua. A meno che non è al piano di sopra. Fatto sta che io vorrei un attimino tornare di sopra da qui, però. Io non so. Ok, di qua non si può. Non si può passare. Quindi dovremmo comunque salire di là, ragazzi. Allora, qua ho appena notato che c'è un altro medaglione. Super interessante, ragazzi. Notare che noto qualcosa. Davvero. Mi siamo a 13.5. Allora ragazzi, quest'oggi purtroppo è andata così. Mi rendo conto che è andata abbastanza di merda, perché effettivamente non sono riuscita a procedere tantissimo. Però la situazione, raga, è stata quella che è stata. Ovviamente l'avrò gestita male io, questo è chiaro. Però vabbè, evidentemente oggi doveva andare così. Quindi io direi che, siccome mi voglio fare un altro po' di poligono di tiro per fatti miei, ragazzi, quest'oggi ci fermiamo qua. Quindi riprenderemo da qui la prossima volta e riusciremo la prossima volta, ovviamente, ragazzi, spero, mi auguro, incrocio le dita, a procedere un pochettino più tranquillamente. E quindi ovviamente, come sempre, ragazzi, mi servono i vostri suggerimenti e consigli qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!